non è una domenica come le altre. Noi siamo a Sortino, paese della zona montana della provincia di Siracusa. Sortino conosciuto per il miele, per Pantalica, siamo nella zona opposta, una delle due entrate, quella più bella dove c'è la necropoli di Pantalica, però oggi non è una giornata che noi stiamo vivendo in modo turistico, siamo qui perché comunque a me viene già da ridere, perché quando ci sono io normalmente non ci sono delle cose che sono normali e oggi non sarà una cosa normale. Un personaggio ha deciso di entrare nei Guinness dei primati sfidando equilibrio, sfidando la concentrazione, sfidando le pendenze, perché in 13 minuti lui dovrà fare nella contrada Fusco, che è la strada che ha dato il rally di Sortino, quindi i tornanti, 6 tornanti, 13 minuti, Dado Rubik, la guida senza mani di una Vespa, la guida senza toccare il manubrio, e in quel frattempo accostando sul lato destro, scendendo, sfidando i tornanti. Lui dovrà fare tutto questo in 13 minuti. È un personaggio del posto, è un personaggio che è andato in pensione, è un personaggio caratteristico. Ci hanno detto che comunque fa danza, è un mago e ci ha detto che ci fa sparire. Noi siamo qui nella piazza Gianni Verga dove c'è il raduno. Io che faccio? Proviamo? Ah, qua ci sono i ragazzi dell'ambulanza. Ragazzi, siete per l'evento voi? Venite. Dai, subito. Il buongiorno si vede dal mattino. Voi conoscete il personaggio? Sì. Lui si dice che ha fatto per anni questa strada, la continua a fare tranquillamente. Che ha una residenza estiva, penso, in quella zona, quindi l'ha fatta molto spesso. L'avete visto voi in prova? Senta, cosa vi state portando per lui, per la sicurezza? Qualcosa di particolare o il pronto soccorso per uno che scivola? Male, quello è il mio bisogno. Grazie. Loro seguiranno, così come sarà per noi questo momento. Io vediamo se riesco a beccare. Sono tutti curiosi, cioè, noi ci avviciniamo. Buongiorno, noi siamo di Blu TV, sono Giampaolo Montineri. Voi siete qui perché è normale, è un'edicola o perché state aspettando? C'è un'impresa da fare. Lei conosce Angelo De Luca? Molto bene. Molto bene, ci racconta qualcosa di questa persona? Insomma, dove si mette porta a conclusione. Diciamo che in siciliano si dice un si mette sola. Si mette sola, sì. E sono andato... Lo ha seguito? È entrato in questo momento. Ah, si stava allenando? No, è teso. Ma avete mai visto fare questa cosa lui naturalmente? No, io mai. Lui dice che si prepara, che fa. Li fa da solo con qualche amico. Okay. Seguirà l'evento direttamente nelle discese del Fusco? Ecco, e tu seguirai lui? Sì. E qual è il tuo gioco preferito? Anche tu? È la moda di Sortino in questo caso. Sì. Ma come ti chiami? Giuseppe Anello. Grazie Giuseppe del tuo intervento. Ci fa sognare perché comunque già automaticamente, insomma, tutti hanno un po' preso, no? L'idea, anche i bambini. Quindi diventa il corollario di una domenica quasi da non comune. E io vedo, vediamo, ecco. Buongiorno. Buongiorno, noi siamo qui per voi, nel senso che Sortino oggi è entrato, o magari entra nei Guinness dei primati. Sortino ha una grande storia per quanto riguarda il miele, i pizzoli e la sua cultura tradizionale. Oggi è questo evento, è fra la cultura di Sortino, cioè c'è qualcosa di caratteristico? Le grandi risorse di Angelo De Luca, bravissimo! Mi spiegate Angelo chi è realmente? Io sono un indigeno locale, però che vivo fuori Sortino, quindi sono un sortinese nel mondo e nel mio piccolo sono anche un vostro concorrente. Abbiamo beccato perché gestisco un blog che si chiama Sortinese No Munnu. Ma bellissimo, non è un concorrente. Per noi non è un concorrente. Però ieri ho fatto un'intervista al campione, ne farò una prima, durante e dopo. Lei dove vive a questo punto? Vivo nel profondo nord, in una cittadina tra Monza e Bergamo. Quindi è un
È entrato nell'ottica del Terun o del Polentun? Come vive lei? Mi definisco come un albero che ha le radici a sortino ben piantate e poi i rami, i frutti, i fiori ne approfitto. Quindi, ok. Non le posso dire molto su questa, su questa cosa. Però Angelo lei lo conosce, insomma, ecco. Siete coetanei più o meno. Sì, beh, un po' più giovane di me, però insomma, ieri abbiamo avuto modo, mi ha spiegato come gli è venuta questa idea, insomma. No, però siccome noi siamo alla ricerca di scoop o di aneddoti, quindi automaticamente ci hanno detto che comunque lui è un maestro di danza, cioè è un poliedrico. Ecco. Una cosa particolare che è un nonno sprint, in quanto questa difficilissima prova la sta facendo una persona che è anche nonno come me, ma io già sono più grandicello, quindi... Dalla serie La sindrome Peter Pan non finisce mai di colpire. Certo, va certo, bene, sì. Grazie. Prego. Grazie. Buongiorno. Artisti? Artisti di strada. Anche di strada. Voi siete una componente di Sortino Musicale, siete un gruppo, fate parte della banda. Un po' caratteristico, La Serenata. Voi siete, e quindi in questa... Associazione musicale Padre Gaudenzio Cianci. Gli farete la serenata già, D'Angelo? Iniziamo con abbiamo anche noi la banda musicale nella nostra associazione, anzi, poi abbiamo altri gruppi come un gruppo jazz, questo è il gruppo folk, abbiamo pure qualche quartetto, qualche trio e facciamo tantissime rappresentazioni. La domanda adesso mi nasce spontanea, per questo evento vi siete studiati una colonna sonora, una scaletta tipica, un qualcosa di particolare? Solo brani folcloristici siciliani. Quindi tiriamo fuori la vecchia storia do ciuri ciuri, queste cose qui. Vedo che avete un contrabbasso di quelli proprio che ha lavorato tanto e lo si vede proprio dalle scanalature. Anche da tutti i colpi che ha preso. Perché le ha lanciato o perché proprio... Tuppa di qua, tuppa di là, insomma. A tuppa mi piace, la giornata è a tuppa oggi. Conoscete il personaggio voi? Certo, come? Angelo, sì. Geometra del comune in pensione. E allora, lui si è allenato in queste cose perché mi hanno raccontato che è poliedrico come soggetto e perché eclettico, picchio comune non si travaglia, detto in siciliano, e quindi ha avuto più tempo a disposizione per le hobbistiche, oppure perché alla fine è un personaggio come tanti altri che accadono. La sua natura, fa molte attività, dal pattinaggio al nuoto, al ballo e ora in ultimo questo... Ma dove eccelle come soggetto? Dove eccelle? E mi hanno detto che comunque è uno che dà garanzie. Sì, quando ha aperto la scuola di ballo è stato un successo. Ora questa prestazione speriamo che rientri nel Guinness dei primari. La sua passione era cantare, però stonato come lui a Sortino non ce ne sono. Però lui ha continuato sempre a cantare e ancora canta. Diciamo che è testardo in questo... Persiste. Va bene, ok. Ci sono anche i ciclisti, quindi vediamo se sono qui anche per lui. Eccolo, il signor Rafalà. Ok, fisarmonica è uno strumento che per forza di cose non può mancare, no? Nella nostra tradizione. C'è qualcuno che la suona. Che la suona, perché mi sembra che i ragazzi non vogliono sapere di fare sacrifici e studiare. Eppure abbiamo fisarmonica. Molti musicisti, insomma, non è che... Sì, ma strumenti a fiato, strumenti a corde, ma non la fisarmonica perché è completa, c'ha gli accordi, la tastiera e il canto. Quindi bisogna fare un po' più sacrifici, non è che deve essere uno un superuomo, però un po' di sacrifici in più. D'Angelo è quasi un superuomo, no? D'Angelo, quello è il massimo. Thank you.
Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Noi ci conosciamo per ambiti ciclistici. Esatto, e invece vi chiedo, voi conoscete il Fusco, no? Cioè siamo fatti, tra virgolette. In discesa no? Con la Gran Fondo, esatto. Invece in discesa non l'avete mai fatta quella strada? In inverno, cioè sapete di quello che accadrà? Si cade. I tornanti, allora lui sta sfidando in questo caso equilibrio, tornanti, e questa cosa del dado. Cioè voi siete su due ruote come lui, ma c'è tutto questo tempo tecnico di poter rimanere in... Mai provato. Difficile, no? Ma seguirete lui mentre gli farete da scorta? Gli farete... Alla partenza e basta. Come no, sì. Saremo in testa al gruppo che seguiremo questa performance di Angelo De Luca e saremo onorati come Sortino Bike di partecipare a questa azione del De Luca. Signore, buongiorno. Non abbia paura, signore, non abbia paura. No, no, me levo gli occhiali, mi tolgo gli occhiali per farmi vedere meglio. Buongiorno. Tutte qui per la stessa cosa? È per voi normalmente la domenica vi si riunisce a quest'ora qui a prendere il caffè? No, siamo venuti specificamente per vedere la partenza di questo concorso. Io sono molto più incuriosito di voi perché comunque è uno scavezzacollo mentalmente sto soggetto per sfidare l'equilibrio, anche la sicurezza insomma di se stesso, no? Si immagini questa scena su una Vespa, non deve toccare nulla. E deve manovrare, quindi deve con gli occhi, insomma il dono dell'ubiquità o lo stigmatismo deve essere al massimo in questo caso. Lei ha gli occhiali da vista. Inesauribile di Angelo De Luca. Risorse. Ecco, si immagina lei in questa cosa. Tecnica, l'ho già scusi, visto, le l'ho già visto. L'ha visto? Sì. Durante le prove. Ah sì? Mi può dire qualcosa di particolare? Come si muove, come si concentra? Benissimo, benissimo. Concentrato. Molto brava. Può questa è la moglie. La signora, ma mi venga qui signora, lei ha gli occhiali viola, io ce li ho verdi. Che bello. Dunque signora, da quanti anni è sposato con il signor D'Angelo? Da 34 anni. E da quando vi conoscete? Dai pannolini, perché normalmente sì. Prima era, ci si conosceva e... 8 anni di fidanzamento e 34 di matrimonio, quindi si faccia il conto. E non c'era Facebook, quindi amicizia l'anno stesso. Allora, mi perdoni, lei come fa a gestire un uomo come il signor D'Angelo? Cioè, è una persona, mi hanno raccontato, non lo conosciamo, è una persona duttile, molto ampia come energia. E come dire... ama queste prove di abilità, però naturalmente dietro queste prove c'è il sacrificio personale e quello familiare. E già c'ha la prima cazziata, perché si sente che c'ha la prima cazziata, proprio... Sì, si sente. No, senza dubbio lo ammiriamo per quello che riesce a fare. Però ci ha visto a finire, perché se ne chiude in pensione, è nonno, è a pensare ai nipoti e non può pensare a ste babbiate. Ma diciamo che apprezziamo però questo spirito di iniziativa che ha. E comunque ora, è un esempio di longevità mentale. Certo, senza dubbio fa bene alla mente, perché il corpo... Quanti figli avete? Ne abbiamo due. E i figli come reagiscono al padre? Papà, c'ha a finire di fare queste cose! Inizialmente non hanno reagito bene, però poi hanno visto che faceva sul serio e adesso lo stanno appoggiando totalmente. Mi hanno detto che è un ballerino, che è un mago. Mi spieghi queste cose? Lui si è accostato al ballo veramente per compiacere me, perché a me piaceva ballare, ma lui non riusciva. E allora per farmi un regalo ha iniziato a prendere lezioni insieme, comunque di coppia, abbiamo fatto il liscio e poi da questo è passato ai balli di gruppo ed è diventato istruttore. Per amore poi si diventa qualcos'altro. Comunque. Perché all'inizio ci sia stato questo che l'abbia spinto. È bella sta cosa, è bella sta cosa. Oggi, allora... Partiamo dalla parte positiva. Lui sentirà la tensione, tutta questa gente abituata alla massa, una concentrazione diversa, teme che possa non accadere, cioè ha messo in conto anche... Diciamo che lui è molto, molto tranquillo perché è sicuro,
perché lui quando si accosta a queste cose lo fa con, se si butta a capofitto, lo fa con molto impegno e costanza. Avete preparato una scena diversa ieri sera per mantenerlo leggero? Sì, sì, niente sesso, perché comunque doveva stare concentrato. Ci sono tutte queste cose, è un atleta e gli atleti in questo caso hanno delle regole. Mantenuto leggero. Niente pizzolo, niente birra. No, assolutamente, niente alcolici, tutto ok. E mi piace la parte finale, tutto ok. Sindaco, il suo comune è in una fase molto sperimentale. Sotto tutti i punti di vista, bilancio, sotto punti di vista Dares, sotto punti di vista anche di attività che alcuni miei concittadini vogliono, o perlomeno delle prove di abilità che vogliono fare e vogliono dimostrare. Questa comunque permette a Sortino di avere una giornata non comune. Sicuramente, noi siamo tutti qua presenti, la città di Sortino si sta presentando nel migliore dei modi, vedrete sopra che cosa c'è, perché vogliono vedere che cosa un nostro concittadino ex dipendente comunale sarà in grado di fare. Allora, speriamo che riesca e che entri nel Guinness dei primati. Fra le battute di sarcasmo, è perché era un dipendente comunale, aveva tempi perdere, tra virgolette, si è preparato per altre cose. Devo dire una cosa, che durante la sua attività è stato un ottimo geometra, per cui per quanto mi riguarda, quindi per come lo conosco, non è così. Se gli altri hanno da dire, si dice sempre, si dice nessuno sempre. Ci ha detto questo, ecco, dico, a meno risulta, quindi ecco. È stato sicuramente, senta, un ottimo dipendente. Sortino, paese dei pizzoli, Sortino del Pantalica, Sortino della Valle dell'Anamo, della Saga del Miele, è tutta una serie. Sortino in questo caso si sta rappresentando quasi come un comune che tende ad essere magari un po' giullare, no? Da questo punto di vista, perché ha tanti colori. E noi tutte queste cose vorremmo dimostrare ancora di più, e quindi questo lo faremo proprio per aggiungere alle nostre caratteristiche territoriali anche queste manifestazioni sicuramente simpatiche. Sindaco, vabbè, che tanto non si sente nessuno. Secondo lei? Secondo me sì, sicuramente è bravo, e quindi io non ho dubbi sotto questo punto di vista, ma dico, parliamone dopo, forse è meglio così. Angelo Bruno, assessore allo spettacolo. Porca miseria, la invidio io oggi. Mi invidia per l'evento, la genialità del soggetto, e comunque a prescindere è una storia diversa da raccontare. Ecco, questa è una manifestazione sicuramente non usuale, quindi per Sortino fare questa manifestazione, e quindi è una cosa nuova, insomma, che si sta facendo, grazie al nostro Angelo De Luca, che è arrivato in questo momento. Eccolo, ops, è caduto il ciclista e non aveva il dado sopra. È caduto il ciclista. Invece, assessore, comune sperimentale, e quindi proprio l'organigramma amministrativo è un progetto nuovo anche per voi, se dovete gestire in modo sperimentale proprio la parte più delicata, secondo me, al di fuori dell'aspetto amministrativo, però è quella di accontentare la cultura, l'istruzione, il sociale. Com'è questo ruolo a Sortino? Ecco, qua a Sortino abbiamo questo problema, che siamo come comune sperimentale e quindi non abbiamo ancora approvato il bilancio. Questo è un handicap per il comune rispetto agli altri comuni che possono operare in dodicesimi. Quindi stiamo soffrendo, si può dire, quest'estate, perché non abbiamo le fonti che altri comuni hanno, anche se poco, ripeto, in dodicesimi. E quindi stiamo cercando di fare una serie di manifestazioni a costo zero. Questa è un'iniziativa che Angelo De Luca ci ha proposto e che stiamo organizzando insieme ad Angelo, questa è una filosofia di vita. Sì, certo, noi dobbiamo pensare che questa è una grande famiglia, Sortino è una grande famiglia dove anche i figli contribuiscono a mantenere la famiglia. E quindi
dobbiamo dare Santa Sofia, la Sagra, sì, dobbiamo dare merito a tutte queste persone che si stanno prestando senza cercare contributi, anche perché Sottino siamo in un momento ripeto che senza bilancio e quindi non si riesce a dare comunque una garanzia ufficiale, ecco sì, e quindi anche con queste difficoltà stiamo riuscendo a fare queste manifestazioni. Bene, noi ci stacchiamo, andiamo ad agganciare Angelo, noi ci vediamo sul percorso. Eccolo, sta arrivando, vediamo le facce di Angelo. Eccolo. Oh, il ciclista è già subito, tac, la piegata. Allora, ti chiedo di inquadrarlo in faccia, perché da lì si capisce quanto possa sentire l'evento, la manifestazione. Vediamo se sono rughe o sono espressione di nevrosi, di tensione. Benvenuto, noi siamo qui per lei oggi. Ne sono onorato. Dunque, mi spieghi, questa è una vecchia storia su due ruote. Sì, sì. Da quant'è che lei ha questa? Da notare la velina da box da Formula 1, cioè c'è tutto oggi, eh? C'è tutto. Allora, sin da ragazzo ho fatto attività fisica, attività sportiva, ho fatto nuoto, ho fatto pattinaggio, ho fatto e faccio tuttora ballo. E devo dire che in tutte e tre discipline ho avuto le mie piccole soddisfazioni. Adesso con l'età che avanza e con il tempo libero che mi ritrovo, ho pensato di impegnarmi in una disciplina, anzi di inventarmi una disciplina tutta nuova. E a dire il vero anche un po' bizzarra, una disciplina che impegni sia la mente sia il fisico. Alla vecchia passione per la Vespa ho voluto aggiungere un tocco di sana follia, cercando di ricordare quei bei tempi quando da ragazzi si andava al fiume Anapo a fare i bagni. Allora lo chiamavamo Ciummeranni, fiume grande. Lo raggiungevamo come potevamo, o montando in cingue sulla Vespa di un nostro amico. Che d'altronde cuscinetti, anche quella è una storia. D'altronde eravamo tutti mingherlini, quindi ci andavamo. Oppure raggiungevamo il fiume a piedi, oppure con le biciclette. Quando eravamo con le biciclette, manco a dirlo, la cosa più naturale era quella di andare lungo la strada senza le mani. Ecco, adesso io ho voluto rivivere quei momenti, ho cercato di rifare la stessa cosa però con la Vespa. E per rendere la cosa un po' più difficoltosa ho aggiunto anche la combinazione dei cubi di Rubik. Mi spiega questa cosa. Ecco, io questo lo facevo per passatempo. Quando è scattata la molla? La molla è scattata quando ho visto in televisione e anche in internet, ho visto primatisti di record, primatisti di Guinness, e mi sono reso conto che quello che facevo io non era per niente inferiore a quello che facevano lì in televisione, sia per l'impegno che si doveva quindi mettere, la concentrazione, sia per perché guardi, stare contemporaneamente presenti e sulla Vespa senza mani e sul cubo, realizzare il cubo, e stare attenti nel frattempo al percorso, alla pietruzza che puoi trovare per strada. Tutto questo è difficile, mantenersi contemporaneamente svegli su queste tre cose. Che allenamento, allora, partiamo dal presupposto che lei quella strada ha accennato, mettiamola così. Sì, ecco, sì. Che allenamento specifico invece ha creato per tutto il resto, perché comunque uno è stare con la Vespa in equilibrio, la sai può. Però tutto il resto? Allenamento, riuscire a guidare la Vespa con il corpo, muovendo bene il corpo e favorendo, tenendosi leggeri, tenendosi liberi e facendo girare la Vespa. La danza le ha dato qualche aiuto in questo caso? Sì, sicuramente sì, la danza mi ha dato aiuto perché sempre è un'attività fisica che uno fa e la faccio abbastanza parecchie ore al giorno. La magia in questo caso quanto conta? Perché mi perdoni, mi hanno detto, io mi sono preso, dunque gliela dico qui, ho parlato con sua moglie. Sì, siamo stati mezz'ora a parlare, in mezz'ora mi ha detto 34 anni di vita, non ci sono più segreti per noi. In questo, ripeto, la magia, la fantasia le porta allo stato di concentrazione.
E beh, come le dicevo, io facevo questa cosa per, così, per passatempo, però era accattivante, era un buon matrimonio, la vespa senza mani, l'equilibrio, ecco, per cui questa cosa mi piaceva molto, fino a quando poi è esploso grazie a quello che ho visto nelle visioni. La magia conta poco. Allora, non per essere uno che porta sfiga, io non porto sfiga, ed è provato, ma sa che può finire in un attimo il sogno, ci sta, lo ha considerato. Sì, qualunque attività sportiva può avere un insuccesso, anche a tirare il rigore Totti può sbagliare. Allora, glielo fate un applauso di incoraggiamento tutti assieme, ecco. Bene, questo porta bene, via. Infine... Infine voglio fare una raccomandazione ai ragazzi. Non fatelo! Ragazzi, non fatelo, non imitatemi, non fate quello che faccio io perché è pericoloso, ci vuole parecchio allenamento. Io lo faccio perché ho cominciato da adulto e da adulti le cose si fanno in modo diverso, si fanno con più responsabilità. Quindi vi dico, volete fare il cubo di Rubik? Fatelo pure comodamente seduti sul divano di casa vostra. Volete andare in scooter, in motoretta, in bicicletta? Fatelo pure, però ricordatevi casco in testa, prudenza, mani sul manubrio e non vi impennate, perché vita ne abbiamo una sola e la dobbiamo tenere cara. Non è come nei videogame dove si hanno più vita a disposizione. Però guardate la manina, questa è la carognita della sindrome di Peter Pan, che a questa età è bellissima. E il bambino che si risveglia. Ecco professore, lei è la commissione della giuria, le faccio prima una domanda. Dovesse andare in porto questa situazione, il passaggio burocratico per farlo entrare o per fare il tentativo da Guinness è lontano, è lungo, vi siete già opzionati? Io ritengo che già oggi De Luca dimostrerà che in effetti questo è un primato. Vi sono altre gare, io ho potuto constatare in televisione come in effetti altri competono con questo tipo di iniziativa, ma io credo che De Luca oggi dimostrerà che già è entrato nel primato dei Guinness. Poi le pratiche burocratiche sono quelle che sono, penso che si avvieranno e questo sarà un grande successo. Io credo che questa è una festa bellissima per la città di Sortino, vi ringraziamo tutti, penso che ci divertiremo, grazie. Come lo vedete, lui non è che è vestito così perché di domenica, lui è un ruolo fondamentale e delicato. Carmelo Cartelli è il meccanico. Meccanico e gommista. Meccanico e gommista. Quindi il mezzo è nelle tue mani in questo caso. Diciamo di sì. Perché lui non la tocca. No, se c'è qualcosa devo mettere le mani io. Ascoltami, lui scenderà a motore spento, non toccherà i freni, non toccherà il manubrio, quindi tutto sta anche nella gommatura della vespa. Sì, infatti è tutto sulla gomma posteriore perché deve avere una pressione precisa e una stabilità. Avevamo montato una gomma nuova Michelin e l'abbiamo voluto sostituire con un'altra gomma perché non aveva una buona tenuta di strada e abbiamo voluto mettere di nuovo quella che c'era perché non prendeva equilibrio. E... Senti, la Vespa è un modello storico però che garantisce un aspetto proprio di peso, no? In questa cosa avete fatto anche l'equilibratura, la convergenza, ci sono tante cose che nascono. Nella Vespa non si può fare l'equilibratura, la convergenza perché non ci sono tante cose, l'apparecchiatura, però l'abbiamo sistemata, equilibrata bene con una pressione precisa per fare questa discesa. La cosa importante è la pressione delle gomme. Alla partenza farete un controllo, ultimo controllo? Dobbiamo fare un controllo, una verifica di pressione. Senti, avete passato oppure no? Avete fatto delle prove, no? Una prova soltanto per vedere come andava e come non andava. Ok, e tu che sei il meccanico, tu sai che tutto anche se è un motore spento, però insomma gli hai messo le mani tu, in caso di una riuscita tu diventi...
dello staff, no? Del Guinness. Ecco. Sì. Ecco. Avrai la nomination quest'anno e finisci in un team anche di Formula 1, insomma. Perché comunque il controllo della pressione, come hai detto tu. La pressione è una cosa importantissima. Okay. A parte della gomma, ma la pressione è la cosa importante. Bene, va a bene. Dopo allora. Ok.